La salute non è un privilegio, questa iniziativa perciò dice basta alla borsa nera dei tamponi, che ormai, anche e soprattutto con l'ultimo decreto, il governo, la regione Campania stanno appaltando alle farmacie, ai centri di analisi private la gestione della pandemia. Questa è la verità sulle nostre tasche. In Germania, in Inghilterra, in Francia i tamponi antigenici e gli screening sono totalmente gratuiti, invece da noi una famiglia deve spendere 200-300 euro ogni qualvolta ha un sospetto di positività. Di fatto il governo ha deciso per decreto che la pandemia è finita e ne ha appaltato le tasche sui costi dei precari, dei lavoratori, delle famiglie. Noi abbiamo a Napoli un assessore che è anche presidente dell'Ordine dei Farmacisti e non ha preso una sola iniziativa per cercare di calmierare quantomeno il prezzo di mascherine FP2, di tamponi e quant'altro serve a tutelare la salute. Così come anche nella sanità e nella scuola nulla è stato fatto in questi due anni, sia per aumentare il livello di sicurezza di questi luoghi, sia in generale per renderli più accessibili. Negli ultimi due anni l'unica capacità delle istituzioni è stata quella di confondere le idee alla gente, di polarizzare il dibattito sui vaccini, sulle chiusure, sulle aperture, sulla DAD per quanto riguardava le scuole. Nel frattempo non si è mosso niente per quanto riguarda la sanità, anzi sono stati tagliati i posti di lavoro per medici e infermieri. Nella scuola non è stato predisposto alcun ampliamento né del personale e né tantomeno delle aule, e gli studenti sono ammassati uno addosso all'altro. Nel frattempo il costo delle mascherine, dei tamponi che sono necessarie per difendersi dai contagi, le mascherine, e per poter mantenere il tracciamento per quanto attiene ai tamponi, è diventato un costo che viene scaricato completamente sulle fasce proletarie, quindi nelle tasche delle famiglie vengono decurtate delle somme che non sono indifferenti. Io ho fatto un tampone molecolare per uscire da un periodo di quarantena, chiamo un centro che si era fatto pubblicità sui tamponi molecolari a 25 euro e il prezzo era raddoppiato. Questo non è un centro d'analisi, è una farmacia. Che è una base spaccio dei tamponi, cioè stanno gestendo come si gestiscono le vele di Scampia. Questa è la questione, perché nessuno ha imposto un prezzo, nessuno ha garantito almeno per gli antigenici la gratuità, hanno imposto giustamente l'obbligatorietà delle mascherine FP2 perché quelle chirurgiche servono a poco, e però sono nella tasca di lavoratori, di precari, una famiglia di quattro persone deve spendere 120-130 euro al mese se vuole garantire l'uso di una cosa che sarebbe obbligatoria.